bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let go. Only know you've been high when you're feeling low. Ragazzi, dai, non è divertente. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. This love comes slow and it goes so fast. Will you let her go? Restate dove siete, guardia costiera. Restate dove siete, guardia costiera. Cause you only need the light when it's burning low. The sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Cause you only need the light when it's burning low. Thomas, la colazione! Thomas! Thomas, ti vuoi alzare? Qual è il suo nome? Thomas Franklin. È in arresto, Thomas Franklin. È questa la barca che le è stata rubata, signor Swinton? Sì. Conosce il ragazzo? No, ma ora lui conoscerà me. Che bello, sei venuta presto. Buongiorno. Allora, ti piace? Wow, bella. Ma praticamente è già venduta. Posso prendere qualcosa? Lo specchio, il comò e la poltrona. La sedia deve asciugarsi. Ah, vuoi un tè? Certo. Dov'è Thomas? Non lo so, entra e esce di continuo. Non so che stia combinando. E tu non gli dici niente? Più gli parlo e meno mi dà ascolto. Ah, forse è teso per via della borsa di studio. Notizie dall'università. Ta-da-da-da! Incrocia le dita, sarebbe proprio un dono del cielo. Sconi. È dalla parte sbagliata! Un uomo che ha dei principi se lo sente dire sempre. Della siepe! La taglia dalla parte sbagliata! Lo so perfettamente, ma è quello che voglio. Adesso finisco di sistemargliela. Marie, le dico una cosa. Tra poco andrò in pensione. E sa, io ho investito tutti i miei soldi nella mia casa, una vita intera. E oggi non vale più niente perché è vicino a casa sua. Perché lei ha lasciato la sua casa in totale abbandono. Ma questa storia deve finire. Sembra una dichiarazione di guerra. Sì, forse lo è. Sì. Sì, sono sua madre. Furto di una barca. Arrestato. Sì, arrivo.
cos'è successo? Poi te lo dico. Signora Franklin. Ah, salve, signora Franklin. Salve. Jeffrey Moses, avvocato d'ufficio di suo figlio Thomas. Vorrei parlare con mio figlio. Oh, ma Thomas non vuole parlare con lei, mi dispiace. Come? Io voglio vederlo. Thomas! Forza, cammina. Thomas! Non può passare di qua. Destra. Non è un criminale. Che cosa ha fatto? Insomma, che cosa è successo? Domani c'è l'udienza preliminare. Fino ad allora suo figlio resta nel carcere minorile. Voglio sapere quello che è successo. Io direi una sbornia colossale con escursione marittima. Non so se mi spiego. Si sieda. Vede, Thomas e altri ragazzi hanno rubato una barca e hanno fatto baldoria tutta la notte. Gli altri la mattina sono spariti e lui invece ha perso quella chance. Rubare una barca. Ma non è da Thomas, non è il tipo, avvocato. Chi erano gli altri? Mm? Ma non è successo niente, vero? Legga qui. Furto, guida di un'imbarcazione senza patente, intralcio del traffico marittimo. 2 anni di prigione, se a fortuna solo uno. Mi sembra un incubo. Ci sono stati dei danni. Voglio dire, il proprietario della barca, il signor Swinton, potrebbe ritirare la denuncia. È chiaro che lei non conosce il signor Swinton. Sì, sono Sconi. Per favore, avrei bisogno di un numero di ruolo. Purtroppo non ho molte informazioni. Thomas Franklin, 17 anni... Furto di una barca, carcere minorile. Sì, stamattina. Bene, aspetto. Grazie. La informiamo che la sua candidatura è nella fase finale della selezione. La invitiamo al colloquio che si terrà il 6 giugno. Fra 3 giorni. La non comparizione o l'assenza ingiustificata comporterà l'esclusione, secondo il regolamento, del candidato dalla selezione. Non può essere vero. Swinton. Allora, signor Swinton, quale chiatta è? Chiatta? Lei ha molte barche? 7, ma sono pescherecci, non chiatte. Allora non è grave se un peschereccio manca all'appello per un po'? La differenza è 2 quintali di merluzzo al giorno. È un danno che può sopportare. Ha 7 barche, signor Swinton. Sa come vanno queste cose. Se non ci sono danni, la faccenda sarà liquidata in fretta. Eh sì, però i danni ci sono. La barca non esce in mare e quindi il pesce non si pesca. Lo capisco, però... E poi c'è il costo della riparazione. Una bella cifra. Grazie. Guardi, sono furioso. Sì, ma si tratta di non fargli avere una condanna. Signor Swinton, la prego. Hanno offerto a Thomas una borsa di studio all'Università di New York. Io non mi sono laureato e vivo piuttosto bene. Se volete, mi porto via. Evidentemente no, visto che ci porta in tribunale per un po' di pesce. Mi stia a sentire. Sono stato derubato, ho avuto dei danni e devo anche avere dei riguardi, se lo scordi. Da giovane non ha mai fatto stupidaggini? Non ho mai rubato una barca e comunque me ne sarei assunto la responsabilità. Invece qui arriva la mamma e vuole avere ragione. Forse è proprio questo il problema. Oh, la critica sociale. A lei non hanno mai regalato niente. No. Si vede. Ma pensi come vuole. Thomas è in prigione, non può venire a scusarsi. Il suo Thomas non si è scusato neanche prima. Ho conosciuto Thomas quando lo hanno arrestato. Capisco. No, lei non capisce, signora Franklin. Suo figlio ha avuto la sua chance. Ma scusi, quale chance?
Per esempio, si sarebbe potuto offrire di ripagare i danni alla barca lavorando per me. Sarebbe stato diverso. È un'idea fantastica. Sì, è una mia idea, non sua. Il discorso è chiuso. Lasci perdere. Ora se ne va e mi lascia così. Sì, mi dispiace, ma ho da fare, come lei. Deve cambiare il pannolino a suo figlio? Idiota. Mi servono le quote di stamattina. Sono già a bordo della Swinton 3. Chi è quella? Una seccatura. Deve mettersi seduta, signora Franklin. Thomas! Per favore! Tutti in piedi. Presiede il giudice Sconi. Non può essere vero. L'udienza è aperta. Vi prego di sedervi. Proporrei di cercare di non drammatizzare troppo le cose. Nel caso Thomas Franklin, il cliente si dichiara colpevole o non colpevole? Vostro onore, l'imputato si dichiara... No, scusate, non è giusto. Il giudice... Signora Franklin, la prego. Si sieda, per favore, signora Franklin. $10,000 di cauzione. Questa è la prova. $10,000. Quello vuole distruggerci. Il mio vicino vuole vendicarsi. È la cauzione più bassa che io abbia mai sentito, signora Franklin. Mi creda. Ci pensi bene prima di presentare una mozione di pregiudizio sul giudice? Volevo dire a Thomas che ha un colloquio all'università. Dopodomani. Se non ci andrà, perderà la borsa di studio. Lei può pagare i soldi della cauzione? Ah, e allora domani gli porti uno spazzolino e della biancheria. Thank you.
posso, devo tagliare la siepe. Thomas, giochi tu con me. E allora corri. Tanto non mi prendi. Ehi! Ti prendo. Tanto non mi prendi. Proprio nel bel mezzo della stagione, quando mi servono tutte le barche. La pala del timone è andata. Deve aver sbattuto contro qualcosa. Dia uno dei ragazzi che bisogna ripararla. Se vuoi, ci penso io. No, no, lascia fare a loro. Perché? Sono perfettamente in grado. So quello che faccio. Ok, la pala del timone possiamo ripararla. Però temo che anche la gomena e una parte del meccanismo di avvolgimento siano andati. Anche la losca e l'angolo di barra del timone. Daniel, per favore. Louise, questa cosa tra noi è stata un errore. È meglio che lavoriamo come facevamo prima. Hm? Tu in ufficio e io in mare, ok? Ok. Ma questo non vuol dire che ogni tanto non possiamo vederci, vero? Speriamo che la riparino subito. Ci tieni tanto a questa vecchia barca. È cominciato tutto con la Swinton 1. È stata la mia prima barca. Con questo ho costruito tutto il resto. Non la darò mai via. Se ricordo bene, una volta ti sei augurato che finisse in fondo al mare. Sì, ma a volte si dicono cose che non si pensano. Tu lo fai? Sì, io sì. Tu no? Lo vedi come siamo diversi noi due? Idiota. Idiota. Quella parte. Chi è stato? Un tizio. È la regola. Dimmi se hai bisogno di qualcos'altro, eh? Non mi serve il tuo aiuto. Thomas, sei in prigione. Sei stato anche picchiato. Hai aperto la mia posta? Sì. Sì, là fuori c'è la tua vita, Thomas, e tu la stai buttando via. Mi serve la tua firma. O perderai il colloquio all'università. Che cos'è? Una giustificazione. Dirò che sei malato. Servirà finché non avrò sistemato tutto con la cauzione. Devi farlo per te. Ti chiedo solo questo, ti prego. Poi, se vuoi, non vengo più a trovarti. Il tempo per la visita è terminato. Thomas. Che cos'è? Non abbiamo nessuna foto insieme. E perché, mamma? Ti tirerò fuori da qui. Andiamo. Tornerà tutto come prima. Come prima? Bella battuta, mamma. Oh.
10.000 dollari. Oh. Ho paura per mio figlio. Ipoteca la casa. Dovrei andare in banca. Hai già delle ipoteche? Sì, sono piena. Se la banca viene a sapere che ho altri debiti, metteranno la casa all'asta. Sara, mi serve un anticipo. Un anticipo sostanzioso. Lavorerò più a lungo per una paga più bassa, se vuoi. Marie, sono troppi soldi per me. E non è un buon momento. Allora, che ne pensa? Dovrebbe portarla in un museo. Non è nemmeno digitale. È un pezzo classico. È molto importante per me. Quanto vale? Non ha qualcos'altro. I televisori vanno bene. Se sono abbastanza nuovi, potrebbe ricavarne 500 o 600 dollari. Me ne servono 10.000. Buona questa. Ehi, la macchina fotografica! Ha detto che non vale niente. E i 10.000 li ha chiesti a te. È colpa della tua cavolo di idea, delle tue premure. Ora sono sua amica, è normale che me li chieda. Non dovevamo cominciare con questa storia. È mia cognata, Sara. È la nostra famiglia. Ma anche noi siamo in bancarotta. Questa dannata pittura doveva passarla a lei, l'hai dimenticato? Aspettavo che il nostro incontro avesse un seguito. Senta, gliela riparo io. Ah, sì? E come pensa di farlo? Ha qualche specializzazione? Veramente, io lavoro per una falegnameria professionale. Ci so fare con il legno. E poi sono pittrice. Pittrice? È un lavoro? Perché non lo è? Dipingere è come andare sui pattini. Pattinare è un lavoro? Ritiri la denuncia, signor Swinton. La prego. Oh, non potrò far uscire mio figlio dalla prigione. Forse è il suo posto. Farò le riparazioni e mio figlio lavorerà. Thomas farà parte dell'equipaggio. Finché la chiatta, la barca non sarà pronta, Thomas sarà il suo uomo. Di questo avevamo già parlato. Pensi agli affari. Dalla sua testardaggine che ne ricaverà? Che vantaggi le porta la denuncia? Ha un'alternativa? Riparazioni gratuite e un uomo che lavora gratis a bordo. Deve comunque pagare i danni, cara signora. Thomas non ha soldi, io sono in bancarotta, resterà a mani vuote. Ma guarda, un cambio di tattica, interessante. Deve essere veramente disperata. Sì, signor Swinton, lo sono. Ritiri la denuncia e ci guadagnerà. Ok,
Lei ripara il peschereccio e suo figlio esce in mare. Ritirerà la denuncia, lo farà davvero, lo farà subito. Sì. Lei riparerà quell'affare, sul serio? Ti ho fatto una domanda. Sì, tu lo aiuterai. Mostrale dove sono gli attrezzi. Signora Franklin, Louise, Louise, la signora Franklin. Grazie. Uh-huh. Sono solo affari, nient'altro. Certo, è chiaro. Giudice Sconi? Cosa ci fa qui, in casa mia? In tribunale mi hanno detto che l'avrei trovata qui. Un po' di tempo? No. Mi scusi, la porta era accostata e quindi ho pensato... Cosa vuole, signor Swinton? Conosce il mio nome. Oh, sì, tutti conoscono il suo nome, giù al porto, per via delle barche. Naturalmente. Ma la conosco anche per via di vecchi processi. Abbiamo studiato più o meno contemporaneamente il nostro sistema giuridico. Io dal punto di vista teorico, lei pratico, per così dire, vero? È così, sì. Sono venuto per la denuncia di furto della mia barca. Ah, sì. Thomas Franklin è il mio vicino di casa, è un mio caso. È il suo vicino? Mm. Voglio ritirare la denuncia. La faccenda è sistemata. Vede, io ho studiato giurisprudenza all'università molto meglio di lei dietro le sbarre. E la cosa non si sistema affatto così, capisce, signor Swinton? Oh, andiamo, non la faccia troppo complicata. Diciamo solo che non ci sono stati danni. E io le dico che il diritto non è un menù dal quale si può ordinare una cosa o un'altra a proprio piacimento. Come se le violazioni del diritto fossero un dessert di stagione. Dessert di stagione? È un furto iscritto come reato, reato penale. La sua denuncia ora non ha più importanza. Il procedimento è in corso, punto. Allora, non si può fare niente. E quando sarà il processo? Fra 2 settimane. I casi molto chiari finiscono sempre in fretta in tribunale. Ok. Tuttavia, se lei vuole aiutare quel ragazzo, venga a testimoniare al processo. Perché il processo ci sarà. Ci penserò. Un'altra cosa, signor Swinton. Perché degli ignoti rubano una vecchia barca? Una barca che non ha alcun valore. Che cosa vorrebbe dire? Nessuno trae vantaggio se una barca come quella viene rubata. Solo il proprietario, perché è assicurato. E il ragazzo resta in prigione? Per il momento sì. Questo stabilisce la legge alla quale vogliamo attenerci, signor Swinton. Giusto? Sì, sono Sconi. Mi serve un altro fascicolo. Una cosa del genere. Nome Swinton. Daniel. Ah, sì, risale a un bel po' di tempo fa. Bene, grazie. Non è poi così drammatica. Si riferisce ai danni o a quella misera esibizione con il metro? Deve impegnarsi oppure le cattiverie le vengono spontaneamente? Beh, con certe persone non mi viene, molto difficile. Questo spiega perché nei dintorni non è molto ben voluto. Ah, è così? Esatto. Può smettere di lavorare. L'accordo è saltato.
Non può farlo. Sì, sono stato dal giudice. Suo figlio rimane in prigione anche senza la mia denuncia. Ci sarà un processo in ogni caso. Doveva bere di meno a bordo, allora avrebbe fatto in tempo ad andarsene insieme agli altri. È una lezione di vita, l'ultimo ci rimette sempre. Thomas è stato picchiato il primo giorno di prigione. Non merita di stare in quel posto. Lei è veramente senza cuore. Appena Thomas si rimette, la chiamerà senz'altro, professore. Il colloquio personale con Thomas è decisivo per arrivare alla selezione finale, signora Franklin. Ma mio figlio ha delle chance. Thomas è fra i primi candidati. Il colloquio con la commissione può significare tutto o niente. Però vedo che manca ancora il suo certificato penale. Glielo invieremo. Ah. Le foto gliele ha mandate Thomas? Sì, è la prassi. Lei e suo marito siete invitati al colloquio come uditori. Sì, grazie. Sarà un piacere. Devo andare. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Davvero? Sì, pensa che mi ha chiamato ieri per dirlo. Ci mancava il certificato penale. Maledizione, Thomas. Cosa cerca? Che cosa sarebbe questo? Una specie di viaggio nel tempo? Se penso che voleva riparare la mia barca. Il nostro accordo è saltato, quindi non devo stare a sentire le sue cattiverie. Marie, ti devo parlare. Venga, presto. Marie! Si sbrighi! Ma dove vai? Faccia presto! Parta, 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 parta! Sì, sì, sto andando. Marie! Grazie. Si è presa un bello spavento. Chi era? L'ex marito? Un ufficiale giudiziario? Che cosa fa la sua famiglia a parte affondare navi? La prego, non mi chieda più niente. Devo ammettere che con lei non ci si annoia affatto. Scusi per prima. Ma non faccio altro che pensare perché l'hanno fatto. Perché hanno picchiato Thomas? Ah, è una specie di benvenuto. Adeguarsi alla gerarchia. Dietro le sbarre il mondo è diverso. Come fa a saperlo? Lo sanno tutti. È la realtà al di là del variopinto mondo della verniciatura dei mobili. Ogni volta che qualcuno prova a essere gentile con lei... Lei ha problemi con le persone, signor Swinton. È evidente. Oh, e me lo dice dopo essere scappata in quel modo. Comunque, che lo prendano a pugni il primo giorno non è un buon segno. Deve togliere suo figlio di là il prima possibile. E come faccio? Non ho 10.000 dollari adesso.
Thomas sarà condannato e perderà la borsa di studio. Andrà tutto in frantumi. E tutto a causa di quello stupido giro in barca. Che cosa sta facendo? $10,000 sono per la cauzione. Non andranno sprecati. Adesso si aspetta che io la ringrazi? In effetti ci avevo pensato. Sa che sono costretta ad accettarli. E lei è felice di vedermi doppiamente vincolata. Comunque devo ringraziarla. In qualche modo. In qualche modo. Visto, con lei non ci si annoia mai. Venga, l'accompagno a casa. Perché lo fa? Perché a piedi ci metterebbe almeno 3 giorni. No, intendevo... Senta, in compenso ci guadagna una riparazione e un membro d'equipaggio gratis in piena stagione, giusto? Adesso possiamo andare? Quindi lei è l'unica possibilità di Marie. Daniel Swinton. Sì, sì. Marie ha un debole per lei, lo sa? Questa è una novità. E sa perché? No. Lei non sa niente del suo passato ed è molto meglio così. E se Marie si fida di lei, non rovini tutto, come fa di solito. Lei parla in modo davvero enigmatico. Se non ha niente in contrario, signor giudice, io ora andrei, eh? Questa strada sono tutti matti. Non rovini tutto come fa di solito. Sì? Louise. Ciao, Daniel. Mi fai un favore? Cerca di sapere qualcosa su Marie Franklin. Cosa si dice in giro? Cosa si sa di lei? Sì, certo. Lo faccio appena possibile. Arrivederci. A domani, Agatha. Senti... Vuoi che passi da te più tardi? No, oggi no. Peccato. Ci vediamo domani. Ok, a domani allora. Ah, le donne. Un artista. Sì? Sì. Ma perché non si può fare subito? Ho un assegno di $10,000. Non può fare un'eccezione, signor Moses. Domani mattina quando? A che ora apre la prigione? Sì. Va bene. Grazie. Chi è? Daniel Swinton.
Chiudi il cancello. Hai un atteggiamento immaturo. Non vuoi parlare? Non parlare. Comunque, tu devi lavorare per lui sul peschereccio. È la condizione del signor Swinton per la cauzione. Ti ha prestato lui i soldi? No, li ha prestati a te i soldi, Thomas. Hai capito bene, per questo devi lavorare. Poi hai un appuntamento all'università che è molto importante. Non è la strada per andare a casa. Quale parte della frase devi lavorare non hai capito? Levo i pezzi danneggiati, non vanno bene. La mia amica mi ha tagliato i pezzi su misura. È stato un sacco di lavoro, dannazione! Suo figlio poteva rubare una barca in buone condizioni. Ah, capisco. Questo tono è nella politica dell'azienda, non è solo il capo. A proposito del capo, a mezzogiorno torna ed esce di nuovo alle 2. Mio figlio Thomas. Doveva arrivare prima, le barche sono già in mare, non è un circolo per artisti. Da quanto tempo conosce il signor Swinton, Louise? Da 5 anni. Mettiamo subito in chiaro una cosa. Il signor Swinton è tutto suo. Io non voglio immischiarmi. Ah, sì? Io tengo la contabilità per Daniel e so che ha emesso un assegno di $10,000 a suo nome. Per questo vuole boicottarmi? Un abbigliamento impermeabile è meglio. E adesso? Chiederò a Sara di tagliare un'altra tavola. Accidenti. Thomas, il pranzo è pronto, vieni? Non ho fame. Vieni a mangiare, dai. Non credere di cavartela così. Voglio sapere per quale ragione avete rubato il peschereccio. Assumiti le tue responsabilità e comportati da adulto. Puoi cominciare venendo a tavola. Dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare? Veramente, mamma? Thomas. Responsabilità, parlare, verità. È questo quello che vuoi? Tu non hai nemmeno un lavoro vero. Ma che cosa dici? Non cambierà mai niente. Thomas, ora basta. Apri la porta, mamma. Vuoi parlare? Aprila. E le mie foto dove sono? Avresti fatto meglio a lasciarmi in prigione. Non lo dire. Non dire così. Dove stai andando? Quale parte della frase devi lavorare? Non hai capito? Thank you.
Adesso lo decodifico. Sì, poi vediamo. Ok. Ciao. Tu non parli molto, vero? Sei nel posto giusto, allora. Qui a bordo non si chiacchiera. Dai, sali. Vieni. Vieni, prendi il timone. Io non l'ho mai fatto. Qui non c'è niente che puoi rompere, ma il divertimento è lo stesso. Io butto in mare le reti. Tu mantieni la rotta, va bene? Sì, ok. Davvero bravo! Io volevo solo... Lo vedi? La rete è finita nell'elica. Ci sei riuscito, genio! Sara! Queste sono per il tuo progetto navale. Che cos'è questa storia? Dimmi la verità. Che cosa è successo? Faccio bene il mio lavoro, pensavo. Guadagno i miei soldi, pensavo. Su una delle sedie scartavetrate ho trovato il mio logo. Tu mi avevi detto che le sedie erano state vendute. Perché allora ce n'è una qui? Scartavetrata. Sono i mobili su cui ho lavorato. Marie, noi volevamo aiutarti. Noi chi? Io e tuo cognato William, il mio compagno. Noi ti stavamo aiutando. Marie! Vattene! Levati. No. Che cos'è questo? L'ha disegnato mia madre. Ci tengo molto. Almeno uno che apprezza la sua arte. Simpatico. Prende pure in giro. Guarda che hai combinato. Mi dispiace. Cosa facciamo ora? Noi? Tu non fai proprio niente. Siamo a 15 miglia dalla costa. Complimenti. Incrociamo le dita e aspettiamo che qualcuno ci traini. Se hai una proposta migliore, prego, marinaio. Sì, 41 nord, 71 ovest. Ok, a dopo. Sì, grazie, ciao.
Luisa ha detto che verrà a trainarci. Perché tieni tanto a quel disegno? Credo di meritarmi una risposta, no? A quanto pare no. Non ci sono altre nostre foto. Le ha distrutte tutte. Tua madre? Perché? Sì? No, mio figlio Thomas non è in casa. Certo che conosce il regolamento. Sì, sì, d'accordo, nessun problema. Signor Sconi, mi scusi. Signora Franklin. Mio figlio è in mare con Swinton per via di quei 2 quintali di merluzzo. Un momento, non capisco. Deve andare alla polizia per la libertà su cauzione, deve firmare. Ah, sì, sì, l'obbligo di firma. Thomas non farà in tempo. Un momento. Ha detto che è in mare? Oltre le 12 miglia, per caso? Non so dove peschino i merluzzi. Sì, ma sono sempre acque extraterritoriali, capisce? Questa è infrazione della legge, purtroppo. Signor Sconi, lei conosce tutti nel suo settore. No, no, è controproducente. Mi si rivolterebbe tutto contro. Non le ho mai chiesto favori. Questo è vero. Sono più di 2 anni che non oltrepassa quella siepe. Adesso, sfortunatamente, è troppo tardi. Sono il giudice nel procedimento penale di suo figlio. Noi non potremmo neanche parlare, lo sa, non è legale. Quindi la prego. La prego, se ne vada. Lo sapevo che voleva distruggermi. E allora? Che vuole che faccia? Sono in mezzo al mare. Thomas deve tornare subito. Ci vuole tempo. E ci vorrà ancora di più se sta qui a intralciarmi, signora Franklin. In ufficio ha una radio. Deve provare a contattare il signor Swinton. Ho da fare. Ciao. Ciao, Louise. Come va? Tutto a posto, grazie. Della somma assicurata. Pronto? Signor Swinton, mi sente? Sono Marie Franklin. Pronto? Come fa a essere alla nostra radio? È un'emergenza. Senta, Thomas deve tornare a terra. Deve andare alla polizia a firmare. Non abbiamo molto tempo, la prego. Thomas deve tornare. Tu hai capito di che sta parlando tua madre? La roba burocratica. Libertà su cauzione. Oh, e te ne ricordi ora? Dovrà aspettare. Siamo rimasti bloccati. Errore da principiante. Allora si faccia venire in mente qualcosa. Voglio mio figlio qui. Passo e chiudo. Wow.
Allora, muoviamoci. Louise è partita. Tra due ore sarà qui. Poi tre o quattro ore per ritirare la rete. E la giornata è andata. E anche il tuo appuntamento. Dovremo tagliare la rete, ma da solo non ce la faccio. Dobbiamo entrare in acqua. No! Si tratta della cauzione, della tua condanna, del tuo processo, del tuo futuro, amico mio. È soltanto acqua. No. Ci tuffiamo e sistemiamo tutto. Io non entro in acqua. Ma che cavolo ti prende? Sono annegati! Chi? Abbiamo fatto una gita con la barca a vela. Chi eravate? Mio padre Michael, mia sorella Kira e io. Mia madre era contraria perché c'era troppo vento, ma io volevo uscire. Tuo padre e tua sorella sono annegati. La barca si è capovolta. Io ho cominciato a nuotare verso di loro, ma... Papà teneva Kira. La teneva abbracciata e all'improvviso sono spariti. E tua madre ha cercato di cancellare i ricordi della famiglia. Di papà. Di mia sorella. Di tutto. Ogni particolare, ogni foto. Tutto sparito. E mai una parola sul tempo vissuto insieme a loro. Come se non ci fosse mai stato. Credo che mia madre non sia mai stata veramente contenta che io sia sopravvissuto. Entro io in acqua, do un'occhiata all'elica. Chiama Louise e dille di tornare indietro. Vedrai che ce la facciamo, eh? Cosa ci fate qui? Mio Dio, ci ho spaventati! Vi avevo avvisati o no? Vi ho già detto che non è corretto quello che fate. Dobbiamo occuparci di lei. Non possiamo stare a guardare. Finora non mi sembra l'abbiate aiutata molto. Sì, è lei che trascina Thomas in tribunale? È una fortuna che ci sia io. Marie sta veramente male. Lo so. Porta dentro di sé un grande dolore. È una vedova che non accetta il lutto. 2 anni e mezzo. Mio fratello e mia nipote sono morti da 2 anni e mezzo. Sarebbe un miracolo se Marie tornasse alla ragione. Forse non siete le persone giuste per aiutarla. Che intende dire? Tornate a casa vostra, per favore. Che vuole farlo? Altrimenti non ci muoviamo da qui. No, intendo perché fa questo per me. Diciamo che lo faccio per tua madre. Lei non capisce, vero? A mia madre non importa niente di me. Lei non vuole sapere come mi sento. Sciocchezze, lei ti vuole bene. Mi ha affrontato direttamente. E succede di rado, credimi. Non ho bisogno del coltello. Io non ho avuto nessuno che si è occupato di me. I miei mi hanno messo in istituto a 7 anni. Forse senza genitori si sta meglio. Ah, non dire stupidaggini. Sono passato da una famiglia adottiva all'altra. Ho rubato, mentito. Sono anche finito in prigione.
E tu lì non ci vuoi tornare. Scendo in acqua. Tu non te ne rendi conto, ma tua madre fa quello che può. Che ti sei meritato un 8, marinaio. Grazie, capitano. Che cosa è successo? Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo risolto. Dobbiamo fare presto. Vado da solo. Non hai molto tempo. Grazie, signor Swinton. Almeno con lei parla. Si è fatto male. Oh, questo è solamente un graffio. Allora, come va il lavoro sulla barca? Deve medicare la ferita. Allora, che cosa dice? Sopravvivrà. Non mi riferivo al graffio, mi riferivo alla mia casa, alla vista sul mare. È un pescatore che va a pesca di complimenti, lo fa spesso? Mm-hmm. Oh, certo, è bella. Oh, certo, era già sufficiente. Di solito dicono, oh, stupenda, una meraviglia. Lei lavora in mare, vive sul mare, ci sono combinazioni più originali. Lei non è una che si impressiona facilmente. Ma lei non conosce tutti i lati del mio carattere. Non ne sarei così sicura. Ho letto i suoi precedenti penali, quelli di gioventù. Come ha fatto? Il giudice Sconi me li ha fatti avere di nascosto. Ah, il giudice Sconi, ma certo, chi se no? È strano. Perché l'avrà fatto? Per farci conoscere meglio, suppongo. Anche se il passato non è certo il mio lato migliore. Comunque sono colpita. Thomas parla con lei, non con me. È stato un bel momento prima. Era tanto che non lo vedevo così. Grazie.
Ai. Thomas ti ha raccontato chi altro c'era a bordo? E come è successo? Io non gliel'ho chiesto. Perché no? Perché tanto non me l'avrebbe detto. Come mai vuoi saperlo? L'avvocato ha detto che la condanna può dipendere da questo. Allora parla con lui. Forse è proprio quello che vuole. Io parlo con mio figlio, parlo continuamente con lui. Anche di suo padre e di sua sorella, della loro morte. Marie, non sono affari miei. Ora devo andare. Marie, io pensavo che noi... Marie... Tutto a posto? Sì. Grazie al cielo. Allora perché ti hanno restituito tutta la documentazione? Perché non avrò la borsa di studio, mamma. Ma che cosa hai combinato? Niente. Che cosa hai fatto tu? Hai mentito. Ho detto che eri malato e allora io... Io non mento. Se mi fanno una domanda, rispondo. Onestamente. La verità, mamma, è che mi hanno arrestato. Ma la borsa di studio... È sospesa fino alla dichiarazione di assoluzione. Allora hai una possibilità. Non mi dire che ci credi, eh? Tu così distruggi il tuo futuro. Che cosa ho fatto di sbagliato? Non può dipendere da questo un'unica dannata bugia detta per necessità. Io non mento. Mai. Hai visto come ci hanno ridotto le bugie? Ecco, tieni. Grazie. So I traveled down a whispering well to know myself through them. Growing up, my mom had a room full of books and hid away in there. My father raging down a spiral stair till he found. Però... Finito. Questo si vedrà al collaudo. Andiamo. Mantieni la rotta. Finora il timone ha tenuto. Non credevo che ce l'avresti fatta. Non ti fidavi? Ma sì, certo, va tutto bene. Niente va bene. Il processo sarà la settimana prossima. Ho tanta paura per Thomas. Allora mostraglielo. La cosa peggiore è la solitudine, quando si è lasciati soli con il proprio dolore. So di cosa parlo, credimi.
Ci sono passato. Voglio tornare a terra, per favore. No, stavolta non scappi. Hai lasciato Thomas da solo. Tu hai deciso per tutti e due. Hai distrutto tutto, come se non fosse mai esistito. Tu non sai niente. Non sai di che parli. Ma Thomas sa di che parla. Mi ha raccontato tutto. Come? Sì, gli mancano i ricordi della sua famiglia. Quei ricordi che tu hai cancellato per entrambi. Lasciami in pace, voglio tornare! Marie, ma che cosa fai? Tirami una cima! Non ce la faccio a salire! Marie! Ok, allora scappa! Vattene, lasciami pure annegare qui! Convinciti che non esisto, come tuo marito e tua figlia! Marie! Thomas crede che tu gli dia la colpa della morte della vostra famiglia! Tuo figlio ti vuole bene! Lanciami una cima! Marie! Ecco. Marie, io ti amo. Scusami. Kira. La mia bambina. Aveva 7 anni. Michael e io eravamo sposati dai tempi dell'università. Stavamo molto bene insieme. Eravamo felici. E all'improvviso sono spariti. All'improvviso il mare me li ha portati via. Tutto mi ricorda di loro. Non voglio tagliare la siepe perché Michael lo faceva sempre. Non riesco a entrare nella camera di Kira perché la vedo ancora lì che gioca e ride. Non ci riesco. No, tu ci riuscirai. No. Tu ci riuscirai. Per te e per Thomas. Il mare può anche averti portato via la tua famiglia, ma la tua famiglia continua a vivere dentro di te. In tutti i tuoi ricordi. Non buttare via tutto. Il mare è dentro di te. Mi mancano tanto, mamma. Anche a me, Thomas. Anche a me. Mi dispiace tanto. Avrei dovuto fare qualcosa. No, no, Thomas. Non è colpa tua. È stato un incidente. Avremmo dovuto parlarne molto tempo fa. Io avrei dovuto starti accanto.
quarto della somma assicurata. Mamma, non devi farlo per forza. Invece sì, Thomas. Devo farlo. È stato tanto lavoro. Peccato, però. Perché? Perché la barca prima o poi affonderà. Grazie per la fiducia. Mamma, non credo che sia stato un incidente. Che intendi dire? Non lo so, ero ubriaco quando ce ne siamo andati da quella festa, ma è stato troppo facile, la porta era aperta e le chiavi erano a portata di mano. Cioè, qualcuno voleva che la Swinton 1 uscisse in mare? Non ne ho idea. Daniel Swinton. Esatto. Grazie. Sai, Louise, qualcuno un paio di settimane fa ha aumentato il premio assicurativo per la Swinton 1. Nel caso di un danno grave. Hai idea di chi possa essere stato? No. C'è da chiedersi una cosa. Forse questo ha a che fare con il furto. Come hanno fatto i ladri a entrare qui dentro? Magari avevano la chiave. Non c'erano tracce di effrazione alla porta. Anche Mary Franklin è riuscita a entrare. Louise, io non sono stato. Affondare la Swinton 1 è l'ultima cosa che farei. Tu hai fatto ben altre cose. Io pensavo... Che cosa volevi dimostrarmi? Che sei una tosta? Che sai essere priva di scrupoli quanto me? Ora non fare così. Sappiamo che la quantità del pesce pescato non è più quella di prima. Pensavo ti sarebbe stato utile, io... Così l'assicurazione ti avrebbe pagato. Louise, nel caso sia stato io a insinuarti quest'idea, mi dispiace, non volevo. È un mio errore. Ma tu non dovevi farlo. Rimetto tutto a posto, ok? È meglio che porti via le tue cose. Rimetto tutto a posto, promesso. Porta via le tue cose, per favore. Ciao. Mi chiedevo perché tu avessi pagato la cauzione. Perché Thomas tenesse la bocca chiusa o ti rimordeva la coscienza? Scusami, di cosa parli? L'assicurazione aumenta. La barca affonda. Un ottimo piano. Già, così sembra. Delinquente una volta, delinquente per sempre. Tu ci hai messo in questa situazione. Mio figlio è finito in prigione. Io sono impazzita dalla paura. Marie, per favore, non è come pensi tu. Voglio portare in tribunale il tuo tentativo di truffa. Intendo denunciarti. Pensa bene a quello che fai.
Parla con il tuo avvocato, se lo fai. Tuo figlio finisce coinvolto in un tentativo di truffa, lo capisci questo? Mi stai minacciando. Ascoltami, così peggiori soltanto le cose. Thomas sarebbe complice di una frode e questo aumenterebbe gravemente la sua pena. Ti prego, cerchiamo di parlarne con calma. Io non parlo più con te. Mai più. Il signor Swinton è chiamato a testimoniare. Mi aveva detto che Swinton avrebbe testimoniato a suo favore dicendo che non ci sono stati danni. La mia difesa si basava su questo. Dunque devo constatare che il testimone non è presente. Purtroppo no, vostro onore. Finalmente, signor Swinton. Dannazione. Prego. La stavamo aspettando. Thomas Franklin era a bordo della barca. È stato colto in flagrante, non si discute. Era coinvolto. Sì, ma non ci sono stati danni alla barca, vero? No, e come, vostro onore? Il timone è stato gravemente danneggiato e la riparazione è stata molto complessa. Mm. Ci sono altre domande per il testimone? Mm. Posso aggiungere qualcosa, vostro onore? Signor Swinton, non è necessario. Non è necessario. No, andiamo. Sono stato spesso in tribunale, so come funziona. Dunque, al contrario degli altri ragazzi, Thomas Franklin chiaramente non era al corrente del vero proposito. Quale proposito? Affondare la Swinton 1. Frode assicurativa. Questo era il vero proposito della gita. Come, prego? Allora avevo ragione. Sì, l'indennizzo assicurativo era piuttosto attraente. Signor Swinton, si rende conto che si sta autoaccusando? Tutto quello che sta dicendo qui è rilevante penalmente, ogni dettaglio. Sì, me ne rendo conto. Quindi, la frode assicurativa è stata una sua iniziativa, un suo piano? No, ma ciò nonostante, la colpa è mia. Senta, Thomas Franklin era l'unico che non sapeva della truffa ed è l'unico che ha tentato di evitare dei danni alla barca. Inoltre, con il suo lavoro, ha compensato il danno causato alla Swinton 1. Ha ammesso il suo errore. Quindi, secondo me, un simile comportamento va premiato e non punito. Vostro onore, io mi assumo tutte le responsabilità. Con la condizionale. Sei una veggente? Lo so da una fonte sicura dall'altra parte della mia siepe. Ah, capisco, Sconi. E se dovessero metterti dentro prima del processo, sappi che riavrò i $10,000 della cauzione, quindi non ti preoccupare.